fate fermare, vi fermate poi. Vedi, vabbè, anche più avanti. Facciamo una foto della palestra, eh? Del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Do un benvenuto a tutti quanti, in modo particolare Padre Calzetta, parroco di San Michele, e Padre Gaetano, parroco di Santa Maria Maggiore. Quest'anno abbiamo invitato i parroci che si sono alternati in questa preparazione alla festa di San Felice. E un grazie e un saluto particolare a tutti loro presenti. In modo particolare vorrei ringraziare i bersaglieri del cammino di San Felice, che hanno coinvolto anche la fanfara, le autorità, e siamo veramente grati perché è l'occasione per ascoltare qualcosa, per conoscere meglio il nostro San Felice. Ecco, San Felice per i nicosiani e non solo, ormai per tutta la Chiesa, è un santo umile che fa scuola, seduto, assiso sulla cattedra dell'umiltà. Abbiamo bisogno veramente di umiltà, perché così ci relazioniamo a tutti i livelli in maniera fraterna, in maniera cristiana. E io direi proprio che dovremmo chiedere al Signore questa sera, per l'intercessione di San Felice, il dono dell'umiltà. E adesso fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Abbi pietà di noi, abbi pietà.
unisci in un solo volere le menti dei fedeli. Concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Se noi crediamo in Gesù, la scelta diventa tale che ci cambia la vita. Se noi non crediamo, avremo un altro stile di vita, un altro modo di vivere. Quindi il primo modo, come Gesù diventa pane per noi, è la fede in Lui. Chi crede in me, dice Gesù, ha la vita eterna. Però Gesù non si ferma a questo. Continua il discorso con un impegno ancora più importante per la fede. Perché la fede è la base. La fede è il gradino di partenza. E poi continua, dato che gli ebrei volevano un altro segno, non bastava già aver moltiplicato i panni per loro, loro interi di fronte al Santissimo Sacramento, sapeva che la c'era presente Gesù, era la sua vita, era la sua scelta fondamentale. Anche noi, vedete, dobbiamo saper fare la nostra scelta fondamentale. I santi ci danno l'esempio. La fede è una cosa seria, una cosa impegnativa. Non è qualcosa, diciamo, tanto se l'abbiamo o non l'abbiamo è la stessa cosa, siamo sempre brave persone, sì, umanamente parlando, ma siamo veramente cristiani? La fede ci impegna. Allora domandiamo al Signore di sapere vivere di questa fede che Lui ci propone e di cui i santi ci hanno dato l'esempio. Domandiamo al Signore di vivere di questa fede, perché la fede dà il colore nella nostra vita. Dà il senso della nostra vita, ci fa vedere le cose alla maniera di Dio, perché solo così noi possiamo giudicare il mondo non nel senso di condannarlo, ma nel senso di accoglierlo in noi per poter presentare al Signore come luogo in cui la nostra fede vivendo diventa un esempio, diventa uno stimolo, diventa qualcosa che richiama sempre a Dio che è il nostro Padre e che per mezzo di Gesù vuole dare a noi la salvezza nostra, la salvezza di tutto il mondo. I santi sono i nostri esempi, e San Felice per questo diventa per noi nostro esempio e nostro maestro. Allora domandiamo al Signore la grazia di poter credere veramente. Quando noi diciamo il credo, io credo in Dio Padre Onnipotente, diciamolo veramente con il cuore. Quando ripetiamo l'atto di fede, mio Dio, credo fermamente tutto quello che è rivelato, diciamolo veramente, diciamo, comprendendo, sapendo quello che stiamo dicendo al Signore. Quando diciamo a Dio, Padre nostro che sei nei cieli, sappiamo che stiamo parlando con il Padre nostro, che è veramente nei cieli, ma che è il nostro Padre ed è accanto a noi. E quando noi ci mettiamo in rapporto con Dio, sappiamo che Dio l'abbiamo presente e Gesù è il nostro compagno di viaggio nella vita. Con questa fede, con l'aiuto e l'esempio dei santi, camminiamo più sicuri, perché la fede ci aiuta veramente a rispondere di sì alle domande che il Signore ci fa nella nostra vita. Sangue di Gesù Cristo nostro Signore, Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Appunto, non è che è la prima volta che fa. Schieramento, attenzione, onore ai caduti di tutte le guerre. Thank you.
adesso ci rischieriamo, in avanti la fanfara, e ci dirigiamo di passo verso la nuova sede della sezione ANB della sezione nazionale bersaglieri della sezione di Nicosia. Quindi cortesemente fate un po' di largo per dare spazio alla fanfara e ai bersaglieri che si posizioneranno. Tempo per visitarla. Un grazie a Giuseppe Benitelli, presidente della sezione di Nicosia. Calogero, grazie anche a te per quello che hai fatto nell'organizzazione di questa giornata, e grazie a tutti i bersaglieri di Nicosia e i bersaglieri che stanno venendo da fuori, da Caltanissetta mi pare, vero? Caltanissetta, Militello Val di Catania, ecco, e Raddusa. Grazie per essere qui a Nicosia. Io notavo che la gente aspettava il vostro passaggio con molta aspettativa, perché ogni volta che si muovono le fanfare, ogni volta che c'è musica, che c'è movimento, c'è gioia, e quindi Nicosia aspettava questa giornata. Io, che dire, sono onorato di salutarvi e soprattutto di ringraziarvi, perché non c'è avvenimento a Nicosia che non veda la presenza partecipe da parte dei bersaglieri, ma non solo partecipe ma anche abbastanza generosa, e di questo vi ringrazio sempre, vi ringrazio ancora. So che lo avete fatto prima, lo state facendo e lo farete ancora e lo farete sempre. Che dire, un saluto mio, della mia amministrazione che è tutta presente qui insieme a noi, del Consiglio Comunale e della città, avete visto con quale gioia vi ha accolti. Per noi è un grandissimo onore, è proprio un grande onore, dopo aver dato una sede ai carabinieri in pensione che vedo qui e che ringrazio, li vedo partecipe, dare una sede pure ai bersaglieri. Ve la meritate, anche perché quella struttura è della città, la città vi appartiene, voi nella città, alla città state dando tanto, e quindi, che dire, è un onore andare a inaugurarla, è un onore salutarvi ed è un grandissimo onore, un grandissimo piacere ringraziarvi ancora. Grazie per quello che... Cristo regni nel vostro cuore, e Santa Lucia sia
vostro modello nella carità del stile verso il prossimo. Pace e bene. Auguri. Riposo!
bene, Marcello, fate bene. Ragazzi, se avete sete prendete l'etere. Chi ha sete è bene. Sì, sì, va bene. Sì, sì. Chi ha sete è bene. Vabbè, lui dovrebbe essere fatto. Sono io. We'll be right back.
No, perché te li chiami da catra. Settimo!
C'è corrente dai cemento andare da banda. Ma basta, non sono thank you.
l'assessore Tosto, che qua è già presente. Se c'è Jersey International, la sezione di Nicosia, anche questa se c'è un rappresentante. Poi se c'è qualche associazione che abbiamo dimenticato, siamo pronti a rimediare perché abbiamo le targhe a disposizione. E poi la targa ricordo la doneremo al presidente della sezione di Caltanissetta e al capo fanfara della fanfara di Caltanissetta. Allora, i ringraziamenti finali poi li farà, le consegne delle targhe li farà il direttore dell'evento, il bersagliere Salvatore Locastro, al quale è giusto fare un ringraziamento per come ha organizzato la manifestazione. Un hip hip urra, penso che sono meglio. Hip hip urra! Hip hip urra! Hip hip urra! 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 Allora, Salvatore, quindi consegniamo per prima la targa al presidente regionale, il capitano Salvatore Tosto, che con la sua presenza ci ha onorato. Se il presidente vuole dire due parole proprio di saluto, lo può fare. Con grande piacere. Vedo che la cittadinanza risponde a questo. Allora, a padre, e non c'è, mi pare, l'amministrazione nessuno, sono andato a letto. Allora abbiamo invece qui ancora sveglio padre Luigi Saladino, che è il guardiano del convento di Nicosia, che ringraziamo come sezione perché ci hanno ospitato per 3 anni circa. Bene, ok, c'è Carmelo, prego, come? Abbiamo un rappresentante dell'amministrazione. Allora, padre Luigi, prima di dargli la parola, un attimo, consegniamo la targa al rappresentante dell'amministrazione. Allora, qualcuno sveglia ancora c'è. Comunale, il rappresentante dell'amministrazione. Ok. Allora, adesso la parola a padre Luigi Saladino, che penso che anche lui vorrà dire qualche cosa. Beh, io già ho avuto modo di ringraziare questa iniziativa, no, dei bersaglieri sul cammino di San Felice, e pensavo che fosse una novità, ma mi confermavano che ogni volta che la fanfara è venuta qui, sempre è collegata con San Felice, e quindi non posso che essere contentissimo di questa scelta e mi auguro che possiate continuare ancora a venire a Nicosia per onorare questo santo, questo cittadino di Nicosia che fa onore veramente non soltanto a Nicosia ma a tutta la Sicilia. Grazie comunque della targa, ecco, di tutto. Grazie. Allora, adesso il bersagliere Locastro consegna la targa ricordo a padre Luigi e lo ringraziamo tanto sempre per quello che ha fatto per il bersagliere e per la nostra città. Grazie. Adesso la targa all'associazione Motoclub di Nicosia Ibero, che hanno questa sera sfilato insieme a noi, precedendo lo sfilamento di bersaglieri e poi chiudendo con un gruppo. Croce Rossa Italiana, è qua, c'è l'ingegnere Vinitello. L'ingegnere Vinitello, che riceve per la Croce Rossa Italiana la targa, anche loro per la collaborazione che ci hanno dato e la fattiva presenza, e qui accompagnato anche da alcuni amici. E poi per ultimo mi pare che c'è la rappresentante Rangers International, ai quali consegniamo la targa finale. Allora adesso, prima appunto della chiusura finale della fanfara, c'è la targa, scusami. Allora la targa ricordo va al presidente della sezione di Caltanissetta, l'amico Falzone, Enzo Falzone, e al capo fanfara Carmelo Marcello Liberizzi, al quale veramente va un ringraziamento particolare perché sono loro che hanno redatto la serata. Adesso i ringraziamenti per la manifestazione li fa il direttore dell'evento, il bersagliere Salvatore Locastro. Prego. Grazie ingegnere. Ho preso un appunto per non dimenticare, spero, qualcuno. Allora, ho il piacere di ringraziare
tutte le autorità civili e militari intervenute alla manifestazione, il sindaco Luigi Bonelli e tutti gli assessori, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali, nonché i dipendenti comunali che a vario titolo si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, perché sono loro che entrano in campo. Le forze dell'ordine, i vigili urbani, la Croce Rossa e le associazioni di volontariato presenti. Nonché voglio ringraziare anche il presidente regionale dei bersaglieri, no perché è doveroso, perché ci ha fatto immenso piacere. Poi il presidente provinciale di Catania dei bersaglieri, il presidente di sezione dei bersaglieri di Caltanissetta, di Ragusa e di Militello Val di Catania, la fanfara sezione di Caltanissetta guidata dal capo fanfare bersagliere Marcello Livrizzi, alla nostra sezione importante, alla nostra sezione di Nicosia, tutti quanti che siamo qua, anche chi non c'è presente. E un altro ringraziamento va agli sponsor che hanno permesso di fare questa manifestazione, sia commercianti che artigiani. Infine voglio ringraziare anche il comitato organizzatore, che non sono io, ma è il comitato organizzatore di questo evento. Padre Luigi, i baroni perché con le moto sono stati presenti tutto il pomeriggio con noi. Ha fatto benissimo il presidente provinciale, mi dice il presidente regionale che lo devo ringraziare perché è il nostro presidente, perché oltre a essere presidente di sezione è anche il presidente provinciale dei bersaglieri. Bravo. Poi l'ultimo ringraziamento, che per me è il più importante di tutti, mi dovete credere, va al bersagliere Calogero Lociuro, perché è stato una persona presente ma con un spirito di corpo veramente in questa manifestazione. Voglio ringraziare anche tutta la cittadinanza presente, perché quando arriva la fanfara siamo tutti presenti e ci fa onore a noi. Ora vi lascio con l'ultimo pezzo che fa la fanfara e vi dirà anche come completerà la manifestazione. Salve a tutti, è stato bello stare qua con voi. Però già abbiamo finito, faremo l'ultimo pezzo, voglio tutti i bersaglieri qua sopra, faremo l'inno che sarà sia suonato che cantato. Che dirvi, siete stupendi, cerchiamo di portare sempre gioia e allegria tra le nostre note. E una cosa che voglio dire, io ringrazio tantissimo, perché veramente li voglio bene, siamo una famiglia talmente proprio bella. Io ringrazio tutta la mia fanfara, che voi vedete qua, che sono loro che mi danno la forza, assieme al mio presidente, al direttivo, a tutti. Questo è giusto che lo dico, perché magari si dice sempre il capo fanfara, sì, il capo fanfara guida, ma dietro, guardate, c'è una bella macchina. Grazie a tutti, e di nuovo, tutti assieme, per la città di Nicosia, i pippi! I pippi! I pippi! Un abbraccio! Ho dimenticato di ringraziare Mario Di Costa, che è un nostro nicosiano, che fa parte di questa favolosa fanfara, che è stato lui il primo a volere questa manifestazione. Grazie, scusate. Thank you.
l'Italia.